Sull'attenti, ciao a tutti bei faccini e bentornati in un nuovo fantastico video di Minecraft. Bentornati nella vanilla hardcore di bella faccia, la vanilla più incredibile di tutti i sette mari. Siamo circondati proprio dai sette mari, sì, uno, due... Quello è il quarto e là dovrebbe esserci il settimo. Comunque sia, che cosa facciamo oggi? Beh, una cosa da bella faccia, una cosa decisamente da pazzi. Voglio creare una farm gigante di grano e di altri ortaggi. Ok, ok, vi starete dicendo: bella faccia, ma che cavolo stai dicendo? Le farm le hai, la farm di grano è semplice. Non avete idea della costruzione gigantesca che ho intenzione di fare. Guardate quanta terra ho preso. Ho un'intera cassa di terra, ragazzi. Avete capito bene? Cioè, ho scavato proprio tutta la terra. I vermi non sanno più proprio dove strisciare. E qua c'ho tutte le cosine che mi serviranno. Ovviamente c'è altra terra, ci sono dei distributori, secchi d'acqua, redstone, eccetera eccetera eccetera. È una farm che abbiamo già fatto in tutte le nostre altre vanille. Qua ancora non l'ho fatta. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Arriviamo a 15.000 mi piace. E nel prossimo video vi giuro che ho intenzione di fare delle cose da pazzo, ma proprio da pazzo, che vi faranno dire: cosa bella faccia, ma sei pazzo proprio. Ok, cominciamo. Iniziamo col prendere un po' di terra. Ok, prendiamo i tronchi. E poi che cavolo possiamo prendere? Fungolume, delle botole, dei tronchi e dell'altra terra. Ok, vediamo. Allora, le elitra ce le ho. Ho sentito dei phantom. Sì, sto diventando pazzo. Allora, stavo dicendo che voglio farla verso di qua. Quindi voglio lasciare un pochettino di spazio. Non so se iniziarla a farla da qua verso l'alto di qua, oppure da qui verso l'alto di là. Penso da qui verso di là, si sta facendo anche notte. Allora, vediamo. Fatemi mettere prima di tutto. Guardate che bella la casina subacquea da qua. E là vedo anche un'impalcatura poverina in mezzo al mare. Allora, vediamo. Io direi che da qua può andare bene. Facciamo, mettiamo un pochettino di blocchi che caveremo. Oh, fammi andare su, quindi... facciamo così. Devo lasciare un pochettino di spazio perché... oh, che cavolo è, un affogato. Ah no, sono i delfini, ciao delfini. Ok, direi che così può bastare. Caviamo questa terra. Ok, qua la facciamo da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, la faccio di 10 o la faccio più grande? Dai, facciamola più grande, di 20, 10, quindi 11, 12, 13, 14, 19 e 20. Ok, quindi 20. Sarà enorme, ragazzi, sarà una cosa enorme. Io ho preso anche le tramogge. E il letto non l'ho preso, tanto per, bella faccia, il letto, devi sempre dimenticartelo. Per fortuna... no, ma è già spawnato un creeper? Ma che cavolo? Ma come osi? Come osi? Cioè, io devo fare la farm... ti togli dalle scatole? Ti togli dalle scatole? Ti togli dalle scatole? Mamma mia, non posso lasciare un secondo. Oh, però Elytra, mi avete rotto le scatole, eh? Non posso lasciare un attimo il mio mondo che spawnate. Allora, qua andranno messi i nostri fantastici... che cavolo sto dicendo? È femminile. Le nostre fantastiche tramoggine. Quindi, le mettiamo in questa direzione. Sì, zombie, non rompete le scatole. Sto facendo una farm, lo so, siete gelosi. Farò una... oh, chi è? Oh, Geltrude, stai un po' zitto? Via, sciò, vattene. Ma dovete rompermi... mi dovete rompere sempre le scatole. Ma mi fate costruire in santa pace? Quindi mettiamo tutte le tramogge contro qui, perché l'acqua, l'ultimo pezzettino d'acqua andrà qua. Cioè, non qua sopra, andrà qui. E farà andare tutto il drop dentro le nostre tramoggine. Sarà una cosa fantastica. Solamente che ovviamente sarà semi-automatica e dovrò ripiantarle uno a uno a uno. E non so, sì, se avrò voglia. Magari lo faccio solo una volta e poi le lascerò lì per sempre. No, sto scherzando, dai. Potrei schiavizzare qualche mio amico per ripiantare i semi. È una buona cosa. C'è il letto nella casa moderna? L'avevamo messo? No, non c'è il letto. E c'è anche uno zombie di sopra. Oh, ho sentito uno zombie, ho sentito bene? Cavolacci, amaracci, non ho letto nella mia casa moderna. Cioè, non ho letto nella casa moderna, ma ho letto nella farm di Fiu. No, che cavolo sto dicendo? No, sto impazzendo, vi giuro, ragazzi. Cioè, sto impazzendo. Andiamo a dormire sott'acqua, che è meglio. Ecco qua, buonanotte e sogni d'oro. Sì, guardate in che casa minuscola che deve dormire, bella faccia. Ma sarà possibile?
C'è ancora Verdino qua? Non ci credo, c'è ancora lo slime. Ah, ti chiamo Verdino. È finita per te, ti chiamerò Verdino. Magari un'altra volta, che adesso devo fare una farm. Ok, riportiamoci qua. Mettiamoci l'armaturina. Ok, adesso andrà allargato. Sappiamo che dobbiamo allargare la piattaforma di 7, perché l'acqua oltre i 7 non va. Cioè, l'acqua allergica al numero 8. Sì, l'acqua allergica al numero 8, ve lo dico io. Poi io qua vorrei fare una cosa del genere. Accetta, ma ti devi sempre nascondere? Io vorrei fare una cosa del tipo così. Ok. E anche di qua. Così l'acqua non se ne va da nessuna parte. Ok, così, così. Qua togliamo, togliti. Quindi siamo a 4, 5, 6, 7, ok. E questo è solo il primo piano. Cioè io ne voglio fare fino ad arrivare al sole. Io voglio arrivare al sole e scottarmi. Qui sarà il grano tenero e lassù vicino al sole è il grano duro. Poi qua ci sarà l'altro strato. Quindi qua, oh no, porca miseria, no, fammi andare su, 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 porca miseria. Non voglio rifarmi tutto questo viaggio, mamma mia, stavo dicendo che qua ci sarà lo strato number 2, ok. E quindi si riprende così, eccetera, eccetera. Ci sta, è carino, non è male bella faccia, quindi non ho il secchio d'acqua. Perfetto, devo fare un test, perché sapete, non voglio fare tutta la costruzione e accorgermi di aver fatto un fail assurdo. No, 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 io non voglio fare fail assurdi. Ce lo scordiamo di fare i fail assurdi. Ok, mettiamoci qua. Mettiamo l'acqua qua. Vediamo, c'è qual quadra che non cosa. Però no, 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 no. Dobbiamo allungarlo di uno, ragazzi. C'è qualcosa che non va, perché l'acqua non deve arrivare perfettamente qui. Infatti avevo calcolato male, perché c'è un problema. Perché se qui è 7 ma l'8 è più alto, è un 4-8. Sì, proprio così. La pala? Dov'è la pala? La pala? Dimmi che l'ho lasciata nella cesta. La mia pala? Oh, mio Dio, dicevo che l'avevo fatta affondare. Porca miseria, che paura. Mamma, oh, che trick. Mamma mia, master parkour. Pensavo che l'avevo fatto affogare, ragazzi. Che paura, mio Dio. Ok, quindi facciamo 8. Per ora sto provando, E quindi questo è il 9. Ok, questo è il 9. Vediamo, acqua, acqua azzurra, vediamo. Vai. Vediamo, ok. Finisce perfetta. Finisce perfetta, quindi proviamo adesso a fare l'altro strato. Ma è bella questa farm, a me piacciono un sacco. Solamente che ragazzi non avete idea per ripiazzare tutti i semi dopo cosa bisogna fare. Cioè nemmeno se si gioca in 7. Mamma mia. 4, 5, 6, 7 e 8, perfetto. Adesso devo fare un'altra piattaforma uguale a quella. Nulla di più semplice, nulla di più facile. Farm made in bella faccia, yeah. Ok, facciamo la prova. Se funziona, è fatta. Dai. No, infatti. Mamma mia farm, sei proprio cattiva. Ho sbagliato io, niente. Questo qua va bene come l'abbiamo fatto. Però qua non va bene. Dobbiamo farla come dicevo io, di 7. Chi volevi fregare, farm, Bella faccia. Ok, vediamo, di 7. Dai, dai, vai giù, brava, 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 brava. Perfetto. Quindi, tutto il drop finirà qua. Vai lì, fammi fare una dimostrazione. Andrà giù e finirà dentro la nostra tramoggia. E lo ritroveremo qua. Perfetto, mamma mia. Ok, adesso faccio tutti i piani, perché tanto sarà un lavoro stressantissimo. Non voglio farvi pesare il video, ragazzi. E ci vediamo fra poco. Pochissimissimo. C'è un problemino, sì. C'è un piccolo problemino che non avevo calcolato. I mostri rompono le scatole di notte. Ehi, andatevene via dalla mia farm. Ok, allora ho fatto un sacco di progress, ragazzi. Guardate che roba, sì. Mi sono spinto fino là e guardate quanti piani ho fatto. Ho fatto la stessa identica cosa, 7 alzato di 1, 7 alzato di 1, eccetera, eccetera, eccetera. Ti togli dalle scatole, Mamma mia. Ci vorrà veramente, veramente ancora tanto tempo.
Per me, ovviamente. Per voi ci vorrà un secondo, perché tanto taglio. Muori, maledetto. Mi ha droppato una patata. Ok, continuo. Sì, continuo a costruire mentre vado a fuoco. Perfetto. Ok, guardate che roba. Mamma mia. È una farm immensa, è lunghissima. Allora. Ok, io qua vorrei metterci delle lastre, perché almeno il drop non casca, non fa quel cavolo che gli pare. Ecco qua. Quindi qua intanto ci mettiamo queste lastre. Poi ovviamente ci voglio mettere anche il fungolume. Non so, magari glielo mettiamo qua da qualche parte. Allora, comunque sì, adesso devo fare assolutamente il circuito lassù. Mamma mia, quanto è alto. Ok, qui dobbiamo metterci i nostri distributori. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, ne mancano altri 10. Quindi qua dietro andiamo a fare un bel circuitino. Vediamo qua. Oh porca miseria, devo rompere. Oh cavolo, spero di prenderli tutti. Uomo in mare, legno in mare, porca miseria. No, prendili, prendili che mi servono. Ok, allora, qua ci mettiamo i ripetitori qua dietro. Così. Ok, ci mettiamo della redstone qua dietro. Perfetto. Qua ci mettiamo qua dentro i secchi d'acqua. Un secchio a distributore. Ok, qua. Non ne ho abbastanza purtroppo. Ok, e poi dovrò fare un circuito, devo fare un passaggio per far arrivare la leva da qualche parte. Anche se posso farla direttamente qua, volevo farla arrivare fin laggiù, però non c'è motivo di farla arrivare fin laggiù. Che cosa dite? Anche questo che ho fatto, che cavolo serve? Cioè, non serve a nulla. Facciamo una prova. No, non ho la leva. Vabbè, uso un pulsante. Proviamo. Boom! Vai a... Ehi, non andare sulla redstone. Vediamo. Dai, ti prego. Arriva fino in fondo. Voglio ammirare questo bellissimo effetto dall'alto. Guardate che roba. Vai acqua, vai giù fino in fondo. Ti prego, arriva fino in fondo. Guardate che bella. Vai, sta arrivando fino in fondo. Arriva fin qua. Ti sto aspettando. Mio Dio, quanto cavolo riuscirò a farmare. Però quanto cavolo dovrò stare, ragazzi, per fare... Mio Dio, per mettere tutto il grano, tutte le carote, le patate. Ok, perfetto, funziona. Perfettissimo. Ok, adesso finisco di fare tutto il lavoretto là dietro. Metto la redstone e inizio a piantare. Eccomi qua al lavoro, ragazzi. Sto piantando. Adesso sto piantando le patate. Qua ho messo il grano. Ci vorrà veramente tanto. Però vi lancio una sfida. Lasciate un mi piace se volete che un giorno, quando sarà tutto cresciuto, tiriamo la leva e vediamo in diretta tutta la farm che funziona. Sarà una cosa epica. Ho modificato un pochettino qua dietro, perché altrimenti non arrivava l'impulso a questi ultimi due. Ho fatto così, ho messo i ripetitori così e ho messo la redstone così, molto semplice. Qua ho messo un pulsante che adesso non lo premo, altrimenti parte tutto. E qua voglio fare una scalinata per arrivare qua su, penso che sia carina. Comunque sì, adesso ci metterò veramente tantissimo tempo a riempire tutto di ortaggi. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che la super farm immensa vi sia piaciuta. Un giorno l'azioneremo. Da Bella Faccia è tutto e ci vediamo a un prossimo super video. Ciao! We'll be right back.